Eder. Mech. Pallister. La mattinata di Ferragosto, intorno alle 12:20 circa, ha portato una tragica scoperta a 6 miglia a largo della costa della spiaggia della provincia di Roma. Un diportista in mare con la sua barca ha notato il cadavere di un uomo galleggiare e ha immediatamente allertato il numero d'emergenza in mare 1530. Un'unità di guardia del SAR della Capitaneria di Porto di Fiumicino è stata inviata sul luogo e ha recuperato a bordo il corpo. La vittima era un uomo di circa 40 anni. Vestito con una maglietta nera con il logo di una discoteca della capitale e pantaloni lunghi, con un vistoso tatuaggio sul braccio. Non sembrerebbe, inoltre, che il corpo fosse rimasto in acqua per molto tempo. Dopo l'allarme, la procura di Civitavecchia è stata informata e ha disposto il trasferimento del cadavere al cimitero romano del Verano. Sul luogo è stato inviato anche un medico legale per effettuare una prima ispezione prima del trasporto in obitorio. Le indagini sono in corso per scoprire le cause del decesso di quest'uomo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!